Ciao a tutti da Daniele, benvenuti su Motocicletta Team. Come avrete visto, sabato scorso non è uscito il video perché sto organizzando Salsiccia Waypoint, un evento che si terrà quest'anno al centro del Salento, che mi sta richiedendo un po' di tempo organizzativo proprio per tracciare tutti i waypoint e tutto il resto dell'organizzazione. Allora, oggi un video un po' diverso dal solito, voglio dedicarlo, ma non solo, a chi la moto non la usa d'inverno. Non ho nulla contro le persone che non usano la moto d'inverno, ognuno è libero di usarla come e quando vuole, e se non vi piace il freddo, magari abitate dove c'è spesso pioggia, neve o ghiaccio, io capisco che la moto d'inverno. Accendo un attimo la luce perché sono appunto nel garage, perché anche qui sta piovendo. Io uso la moto tutta l'inverno, ma oggi non la sto usando perché sta piovendo, quindi, come dice sempre un mio amico, non me l'ha ordinato il dottore. E quindi qualche trucchettino per chi abbandona, tra virgolette, la moto nel garage per tutto l'inverno e stacca l'assicurazione, ma non solo, perché alla fine vedremo magari anche qualche esercizio da fare. Proprio per non lasciare veramente la moto abbandonata tutto l'inverno nel garage, ma approfittarne nel tempo libero per chi ha la fortuna di avere un garage un po' spazioso o una proprietà privata, quindi riusciamo a utilizzare la moto anche se abbiamo l'assicurazione staccata. Come sempre, ricordo di aiutarmi nei commenti con questo argomento, facciamoci la solita chiacchierata tra di noi. Anche perché io in realtà la moto non invernandola, si può dire così, non invernandola mai, ipotizzo alcune strategie che possiamo adoperare e voi magari mi confermerete o magari ho detto una cosa giusta che secondo me è valida. Partiamo dall'attrezzatura, il casco, partiamo da sopra, il casco, a meno che non abbiamo un casco vecchio, quindi cambiamo i caschi vecchi. Lo smontiamo e lo laviamo, lo facciamo asciugare per bene, lo rimontiamo e lo riponiamo magari nella sua custodia all'asciutto, non lasciamolo in garage, per quanto possiamo avere un ottimo garage, c'è sempre quel po' di umidità che si può creare e quindi è meglio. Scusate, ma oggi sto combattendo con la luce del garage che c'è il timer corto, quindi non lasciamoli nel garage, è meglio tenerli al calduccio a casa. Stessa cosa faremo con le giacche, con i guanti e pantaloni e stivali. Per quanto riguarda gli stivali, magari vi lascio un link su come lavarli per bene. Questo ovviamente se sono magari in pelle, in cuoio o se comunque hanno un materiale antiacqua ed è meglio quindi fare un bel trattamento, un bel ingrassaggio, un bel lavaggio, poi una bella ingrassata, così rimangono belli morbidi e magari non si seccheranno e manterranno sempre le loro proprietà. Vi lascerò un link in descrizione. Passiamo alla moto. Ovviamente, se avete consigli su come riporre l'attrezzatura motociclistica, scrivetelo qua sotto. La moto, allora, di questo è un dato di fatto. Se abbiamo il garage, non copriamo la moto, a meno che non abbiamo un telo specifico traspirante, non copriamo la moto perché dal suolo può risalire umidità, non respirando, rimane chiusa all'interno del nostro telo coprimoto e rischiamo di intaccare alcune parti metalliche, trovare quel po' di ossido, addirittura ruggine, quindi non mettiamo il telo, è meglio un po' di polvere piuttosto che un po' di ruggine, quello è veramente brutto. La polvere si spolvera, si lava e il problema si risolve. Anche qui, prima di riporla, magari gli facciamo un bel lavaggio, un bel ingrassaggio alla catena, e possiamo spruzzarci sopra quei bei prodotti a base siliconica che rilasciano quel microfilm, antigraffio, e tutti quei prodotti che magari ci piace comprare nei negozi specializzati. Ingrassaggio, mi raccomando, della catena. Allora, molti mi dicono: ma se lascio la moto parcheggiata qualche mese, si ovalizzano le ruote? Io non è che vi so rispondere benissimo, perché bene o male io la moto la utilizzo sempre.
Direi no, non si ovalizzano le ruote, a meno che non sta ferma veramente mesi con le gomme sgonfie, quindi si cristallizzano. In quel caso, chi se ne frega, le gomme vanno cambiate. Non facciamo passare troppo tempo alle gomme ferme. Se passa troppo tempo, le gomme si cristallizzano, quindi è meglio a inizio stagione prendere un bel paio di gomme nuove. Adesso parleremo degli esercizi, quindi non ci servirà, non ci porremo il problema, non ci faremo il problema di la moto sta ferma, si ovalizzano le gomme. Ovviamente si può mettere sui cavalletti, quindi anche lì si risolve questo dubbio che magari si ovalizzano le gomme. Ma se ogni tanto utilizziamo la moto per fare degli esercizi che ci aiutano con la tecnica, quindi esercizi di destrezza, ovviamente, perché saremo magari in uno spazio piccolo come può essere il garage, come il mio, che comunque è piccolo, riesco a fare qualche manovra, ovviamente saranno esercizi di destrezza o magari in giardino. Lì ovviamente non avremo il problema delle gomme, perché le terremo sempre in movimento, anche se magari non tutte le settimane, ma ogni 2 settimane magari fare qualche esercizio, ovviamente con casco, guanti e protezioni, casomai facciamo qualche stupidata e appoggiamo la moto per terra, almeno abbiamo tutte le protezioni. Quali esercizi fare da dedicare quella mezz'oretta, quell'oretta con la nostra moto fuori stagione? Allora, sicuramente per chi ha ancora poca esperienza, fare degli start and stop. E approfittare anche del muro, fare degli start and stop senza mettere i piedi per terra, così da gestire bene pesi, bilanciamento, cambio delle masse di peso e la frizione. Adesso vi faccio vedere nella clip che cosa intendo. Passiamo poi alla classica inversione a U. Se il garage ce lo permette, una inversione a U completa. Se il garage non ce lo permette, non fa niente. Iniziamo a fare l'inversione a U, ci fermiamo, facciamo manovre retromarcia e continuiamo la nostra inversione. Col tempo magari miglioreremo e riusciremo a chiudere la nostra inversione, oppure se il garage è veramente stretto, comunque avremo quell'abitudine di muoverci in ambienti piccoli, in ambienti complicati. Anche lì, dimestichezza con la frizione, bilanciamento del corpo, ci spostiamo con il corpo a destra e a sinistra. Vediamo la clip. Se ne abbiamo la possibilità, partenze in salita. Ci mettiamo sulla rampa oppure in prossimità della rampa, prima di iniziare la salita, iniziamo con delle partenze. Poi, se abbiamo confidenza, piano piano ci metteremo sulla rampa e inizieremo a fare queste partenze in salita. Ricordiamoci le protezioni. Qualora nell'inversione per tornare giù, se non vogliamo uscire dal cancello, abbiamo poco spazio, mi raccomando, le protezioni sono fondamentali. Vediamo cosa intendo. Infine, potrebbe essere utile quando scendiamo dalla rampa. Facciamo con destrezza, non lasciamo scorrere la moto, ma proviamo un esercizio. Utilizziamo magari un po' di più i freni, ci spostiamo un po' più indietro con il corpo a simulare una discesa più ripida, così quando poi magari usciremo da soli, faremo quell'avventura e magari ci troveremo su una discesa ripida in fuoristrada, già abbiamo l'abitudine a scivolare indietro con il sedere e spostarci meglio sulla sella posteriore, ovviamente quando siamo soli, non una guida in coppia. Quindi facciamo scorrere piano piano la moto, gestiamo i freni.
Vediamo anche in questo caso la clip. Diciamo che questi sono una piccola serie di esercizi che potrebbero farci divertire durante l'inverno quando non utilizziamo la moto, ma soprattutto rimanere in allenamento, muovere il motore e far girare un po' le gomme, quindi rimanere sempre attivi anche quando non utilizziamo la moto. Tutti questi esercizi per gli amanti del fuoristrada ovviamente si possono fare in piedi. Gli stessi esercizi, al posto di farli da seduto, li possiamo fare in piedi. Allora, sono sicuro che molti diranno: ah, mettiamo il mantenitore di carica. Allora, io sono contro il mantenitore di carica. Se la batteria ha un ciclo di vita, un ciclo di ricariche e di scariche, se la batteria gli facciamo fare il suo ciclo naturale, quindi se la fermiamo farà un ciclo di scaricamento, quindi andrà a terra, non partirà. Basterà ricaricarla o portarla all'elettrauto e farci ricaricare le batterie per mantenere viva la batteria. Invece, il mantenitore di carica cosa fa? Per mantenere attiva la batteria fa dei cicli di ricarica, la scarica e la ricarica, la scarica e la ricarica. Questo dimezzando la vita della batteria. Quindi, sì, è vero, troveremo la moto pronta all'uso con la batteria carica, ma probabilmente dimezzerà la vita della batteria. Quindi è meglio staccarla, se ne abbiamo la possibilità, un facile accesso alla batteria, staccarla completamente. Quindi eventualmente si scaricherà, la portiamo all'elettrauto o se abbiamo noi un caricabatterie, tanto si trovano a prezzi vantaggiosi, la carichiamo una volta e il problema è risolto. Se mi sto sbagliando, ragazzi, scrivetemelo nei commenti. Se la tecnologia è cambiata di questi mantenitori di carica o se avete altre soluzioni, scrivetelo così da divulgare questa notizia a tutti quanti. Ripeto, io la moto non la fermo mai, quindi probabilmente qualche trucco per invernare la moto me lo sono perso per strada. Quindi vi invito a scriverlo nei commenti. Ragazzi, un video un po' diverso dal solito, se vi è stato utile. Fatemelo sapere, come sempre un saluto da Daniele e se vi va di partecipare, se siete in zona, contattatemi per quanto riguarda gli eventi, i corsi e sto preparando per questa primavera estate degli spostamenti itineranti in Italia per qualcuno che già mi ha contattato, quindi se vogliamo organizzare un bel corso, un incontro. Continuate a seguirmi sui social, potete contattarmi e ragazzi, come sempre, grazie per essere arrivati fino a qui e
buona strada o buon invernamento della moto. Ciao.